Allora, questa sera abbiamo avuto l'onore di ospitare il dottor Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi e rappresentante per la legalità per il PD nazionale. È stato un bellissimo incontro dove abbiamo lanciato la mia candidatura basandoci fondamentalmente su tre termini, e cioè competenze, onestà e libertà. Questi tre termini praticamente rispecchiano i cardini della mia candidatura, perché la competenza penso che sia quella che è mancata in questa amministrazione, in tutte le amministrazioni che sono succedute negli ultimi anni in Regione Sicilia, e quindi noi dobbiamo cominciare a mettere al posto giusto le persone giuste, perché ritengo questo uno dei problemi principali della mala gestione dell'amministrazione regionale. Poi l'onestà di cui ovviamente è paladino il nostro ospite di questa sera, Giuseppe Antoci, ma anch'io ho un'esperienza in tal senso, perché diciamo che nella mia esperienza professionale non ho mai avuto nessuna titubanza a denunciare il malaffare. E non voglio entrare nello specifico, però è chiaro che quando tu hai di fronte una scelta, che sia quella di piegarti ad un sopruso o meno, io sono dell'idea che bisogna assolutamente sempre e comunque denunciare, perché questo è uno dei mali della nostra terra. E il terzo termine è la libertà, che insomma fa parte del termine cardine della mia candidatura. La libertà del voto, perché sempre più persone continuano a votare non si sa bene per quale ragione. Il voto ancora oggi nel 2017 in questa terra è figlio di dinamiche molto complesse, che vorrei tanto che si perdessero. La gente deve cominciare a votare liberamente, secondo coscienza, non perché me l'ha detto mio padre, mia madre o perché mio fratello in questo modo mantiene il suo posto di lavoro. Bisogna essere liberi di fare una scelta, che è quella di votare. Il voto è un diritto, ma è anche un dovere. Noi siamo parte di un tutto e il voto ci dà diritto di essere parte di questo tutto. Dobbiamo esercitarlo in un modo o in un altro.